La situazione è veramente un labirinto senza uscita, perché il governo ha emanato tutti i decreti e tutti gli articoli necessari per permettere ai 550.000 lavoratori stagionali di percepire questa indennità di 600 euro. Il problema è adesso l'INPS. L'INPS ha messo già nella circolare che faceva riferimento al decreto del 17 marzo dei paletti che escludeva chiunque praticamente, chi ha lavorato a chiamata a dicembre, chi ha avuto un contratto a tempo indeterminato, quelli che avevano il codice UNMSS, cioè che non avevano il codice UNMSS ma il codice normale da tempo determinato, e chi non aveva l'UNILAV come stagionale. Facendo così ha escluso i due terzi dei possibili beneficiari. Questi ostacoli sono stati coperti dal decreto rilancio e da un altro disegno di legge 44 che è uscito il 30 di aprile, allargando la platea anche ai lavori stagionali che non fanno parte del settore del turismo, però il problema è che l'INPS non ha emanato nessun'altra circolare. Siamo tutti in attesa di queste benedette circolari che spiegano che a chi è stata rifiutata la domanda a marzo gli venga giustamente accolta. E poi a chi fa parte del settore, di altri settori oltre a quelli del turismo, oppure hanno avuto un contratto a chiamata o un contratto tramite le agenzie interinali, di poter presentare la domanda e farsela accogliere. Il problema sembra sia rimasto soprattutto per i lavoratori che vengono assunti attraverso le agenzie interinali, perché pare che, a sentire almeno qualcuno delle istituzioni, che per quanto riguarda invece i stagionali, così come propriamente detti, i bonus sono stati erogati, almeno quelli di aprile, e sono in procinto di ricevere anche quelli di maggio. Perché è così difficile e diverso il rapporto con i cosiddetti interinali? No, il problema, come ho detto prima, è stato che la circolare dell'INPS ha messo dei paletti che ha escluso i due terzi dei lavoratori stagionali.